pochissime fotografie, però devo dire emozionante. C'è la mamma di Alessandro che piange. Allora, l'origine di questo percorso ha visto la proposta di un'associazione di volontariato, l'ODD Insieme, ed è per questo che do subito la parola al presidente dell'associazione, il signor Francesco Polimeni. Grazie per l'onore che ci state dando, ci state riservando. Sono contento ed emozionato, anche perché di fronte a questa platea di ragazzi, di giovani che sono il nostro futuro, che sono quelle che dovrebbero dare la spinta necessaria per il cambiamento, sono contento, ecco, di essere noi come associazione che abbiamo portato avanti questo progetto del Consiglio Comunale della Grazia estesa a tutta la città unica di Cugliano Lussano. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di un cambiamento. I ragazzi già vengono qui come si sono preparati con gli slogan Insieme per il cambiamento. In questo momento particolare storico, che c'è una certa disaffezione alla politica, disaffezione all'impegno, ci auguriamo che noi insieme, come associazione insieme, le autorità comunali, le scuole, possono contribuire con questi ragazzi perché ci sia questo cambiamento, questo per il miglioramento della nostra città. Ci vede uniti in questa proposta anche tutto l'istituto comprensivo con il quale abbiamo stipulato un protocollo d'intesa, anche con il coinvolgimento dell'amministrazione comunale. Questa mattina sarà poi completato perché mancava la firma del nostro sindaco con l'amministrazione comunale e qui siamo a completo. Io non mi voglio dilungare perché vedo qui che sono tanti gli interventi. Mi auguro che questo sia l'inizio di un lavoro di rete, un lavoro fatto insieme, un lavoro di cambiamento, perché possiamo fare dei ragazzi inculcare il senso di appartenenza a questa città, alla nostra città, perché dobbiamo ognuno di noi dare quel contributo per migliorare, perché è importante, e questi giovani sono la nostra speranza. Grazie. Benvenuto.